Va bene, ciao a tutti, bastardi. Oggi siamo qui, questa sera, questa pomeriggio, questa mattina, quello che volete. Siamo qui per fare due liquidi nuovi di Valkyria, la donna cannone. Allora, Valkyria esce con 6 liquidi nuovi. Allora, Valkyria è uscita da Vaporart, quindi è ritornata alle origini a fare i liquidi da sola. E a noi va bene, cioè a noi nessun problema. Nessun problema. Ha fatto uscire una linea di 6 liquidi nuovi, noi ne abbiamo 2. Intanto ve li elenchiamo, abbiamo il Muffin Shake, che è questo qui, che proveremo, il Banana Custard, che proveremo, e gli altri non li proveremo perché non ce li abbiamo. Stiamo parlando del Peanuts Choco, del Strawberry Cheesecake, che se cacche, e Cherry Bakewell. Okay. E Popcorn Lover. E Popcorn Lover. Allora, okay. Questi due liquidi ci sono stati gentilmente offerti, sì, dati da Free Smoke Voghera. Voghera, negozio qui vicino a noi, ok. Dove ringraziamo tantissimo Elena che ce li ha dati. Dove noi ci siamo, tra virgolette, sempre affidati quando avevamo bisogno di un negozio fisico. Sì. Quindi andate a trovare, persona preparatissima. Ripetiamo, via Cavour Camillo Benso 39 a Voghera in Lombardia, ok? Ci siete? Capito tutto, perfetto. Salutiamo Elena, grazie ancora carissima. Blue Muffin Shake, proviamo questo. Blue Muffin Shake. Che dovrebbe essere, da quello che c'è scritto qua, un gustoso, delicato shake di muffin al mirtillo, ok? Quindi lo naso. Nasca. Mirtillo, no. Banana. Mirtillo. Mirtillo, però un mirtillo. Mirtillo. Quasi vero. Cioè, un mirtillo che dà, sì, sul frutto quando lo tagli, però, perché con la buccia sente. Per spiego, però. Sì, vabbè, certo. Va bene, vai, tiralo, Nello. Allora. Tiralo. Dai, l'abito SQ, solito atto della nostra recensione. Col complessa 60 watt. Tra l'altro, sto notando che i tappini delle boccette hanno una seghettatura da una parte, non so se si vede, ma credo di no. La parte dello shake si sente bene. Tiro. La parte al mirtillo molto 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 buona, il mirtillo è veramente eccezionale. Non li hai ancora provati? No. Ok. Il mirtillo vi dà sia la parte dolce che la parte acidula del mirtillo. Questo mirtillo è veramente una bomba. Devo dire molto buono. Un mirtillo... Allora, le cose mirtillo non è che mi piacciono tanto, però devo dire che questo mirtillo è molto buono, dolce, come piace a me, e devo dire che è molto fedele alla descrizione. Un mirtillo, cioè non è un muffin al mirtillo, deve essere più un mirtillo con qualche muffin. Cioè, è più mirtillo che muffin. Sì, la parte di muffin noi qua sul Little Rabbit non la percepiamo. Si sente la parte di shake, milkshake, comunque una cosa di lattosa al mirtillo e il mirtillo. E il mirtillo è veramente... Allora, il mirtillo è veramente... Spaziale, ragazzi, spaziale. Il mirtillo è veramente buono, veramente dolcino, buonissimo. Devo dire che il mirtillo, il muffin non lo scento molto, però c'è qualcosa che lo ricorda. Non riesco a percepirlo perfettamente, ma c'è qualcosa che lo ricorda. Quindi io qua gli do... Comunque nella descrizione del liquido dice un liquido cremoso, dolce, ma anche fruttato. Sì, però ultimamente voglio stare un po' più basso con i voti, voglio essere un po' più... Quindi qua gli do 7,5. 7,5 anch'io. Perché 7,5 no, alla fine non è poco. No. Cioè, nel senso, è un bel voto. Quindi. Allora, proseguiamo, signori, con il Banana Custard. Banana Custard, ok, che lo proveremo ovviamente su Dead Rabbit SQ, ma stavolta color metallo. Color metallo, certo. Allora, cos'è Banana Custard? Una crema di vaniglia. Bella domanda. Allora, con una crema di banana. Crema alla vaniglia accompagnata da una crema alla banana, quindi due creme, ok? Vai, tiralo. Mascalo. Io non asco, tu tiralo. Però non lo scalo anch'io. Ah, già. Banana.
banana tendente all'acerbo. Sembra più yogurt alla banana. Sì, yogurt alla banana. Vai col complesso da frigo, 60 watt. Vai, 60 watt. Com'è? Buono. Poi a te la banana piace? Sì. Allora, in espirazione da. Percepite sia la parte di banana che la parte di vaniglia casta, tutto arrotondato, veramente eccezionale. Buono. A me piace tantissimo, perché a me piace la vaniglia casta e mi piace la banana. Sì, proprio il connubio perfetto. Sì, per me è proprio... La banana un po' secchina però, non so se mi piace tanto questo. Una banana, sì, addolcita da una vaniglia che però non riesco tanto a... Tipo il muffin di prima. Cioè, è più banana che crema alla vaniglia, ok? Però c'è qualcosa che ricorda la crema alla vaniglia, ok? Quindi è un 90-10. Poi il tip, che io prima ero quasi andato in secca, non l'ho sentito bene. No, allora, l'aspirazione, la banana non è una banana matura, una banana forte. È una banana piuttosto leggera. Accompagnata da questa crema alla vaniglia. Io gli do un bel 8 perché a me questi due gusti piacciono. Allora, io devo dire che mi piace di più il mirtillo. Al mirtillo gli ho dato 7,5, qua gli do 7. Ok. Devo dire che la banana si sente, la vaniglia si sente un po' meno, ok? Nell'insieme percepite qualcosa di vaniglia, ma è proprio leggero, secondo me. Quindi 7. Mirtillo 7,5, banana 7. 7,5, 8. 8, perfetto. Quindi signori, provate gli ultimi liquidi di Valchiria, passate a trovare, se siete della zona, la nostra carissima amica Elena, che ci ha offerto gentilmente questi due liquidini nuovi di Valchiria. Provateli tutti e diteci qualcosa sotto nei commenti. Fai l'ultima svapata. Con l'ultima svapata mia. Sì. Alla faccia del visello. Sì, che non c'è. Cosa vi devo dire? Va bene, ciao! People live, there is always love. I know the answers in my heart. So I'll try my best to not fall apart. And I found it hard to let go. The memories keep me together.